Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda prodotti finiti. Ebbene sì, ho finito un bel po' di prodotti e volevo farvi il video proprio per parlare con voi anche dei prodotti che ho letteralmente finito. Allora, per iniziare vi faccio vedere queste due pacche di salviettine. Io questa, se non mi sbaglio, comprata da acqua e sapone. Questa fosse dei cinesi. Comunque, io le salviettine le utilizzo soltanto per o togliere gli swatch che faccio nella mano, o per togliere qualche difetto tipo nel make-up, oppure per assottigliare il make-up, per delinearlo. E vabbè, un sensore sta variando. Per modificare, diciamo, un make-up, non li utilizzo per struccarmi, assolutamente non lo faccio. L'unica volta che li ho utilizzati, però, ho utilizzato questi qui di Primark e mi trovo benissimo, perché quando faccio degli esercizi per quanto riguarda il make-up, per struccare veloce, perché devo fare più make-up possibili, ho utilizzato quelle salviettine lì. Queste invece le ho utilizzate soltanto ed esclusivamente per togliere gli swatch. Mi sono trovata bene, sono delle salviettine normalissime per lo struccaggio, però io tolgo solo gli swatch. Preferisco fare uno struccaggio più determinato, più particolare per il mio tipo di pelle. Poi ho utilizzato questi patch occhi. Questi li ho presi, se non mi sbaglio, da AliExpress ed erano un bel po' di bustine. Patch occhi. Non vi posso dire niente perché per me non hanno fatto niente di particolare, niente di così da farmi pensare di comprarli di nuovo. Poi ho finito il solvente Avio. Questo lo utilizzo esclusivamente per pulire i pennelli tra un'applicazione e l'altra. Vi ripeto, siccome ho fatto un corso di make-up online, mi servivano i pennelli, specialmente i pennelli quelli piccoli, quindi quelli che utilizzavo più frequentemente, e ho utilizzato questo nelle applicazioni, nelle cose, e mi sono trovata bene. Evapora subito e quindi non si sono rovinate le setole, perché alcuni dicono che se questo prodotto rovina le setole. Io sinceramente le setole ce l'ho intatte come le prime volte, quindi mi sono trovata bene. Ovviamente questo io lo utilizzo se devo fare un make up veloce subito dopo, perché io di solito i miei pennelli li lavo, li utilizzo solo esclusivamente su di me, però sia spugnette che i pennelli io lavo poi con la saponetta, ma di solito io li utilizzo con questo e con... Bene. Vediamo se lo trovo, perché ne avevo finito uno. No, vabbè, non c'è. Vabbè, comunque. Utilizzo questo e questo qui, perché l'ho ricomprato. Questo l'avete visto già nei video finiti antecedenti a questo, quello di Kiko. Lo ricompro sempre, infatti questo l'ho buttato senza considerarlo nei prodotti finiti, perché questo è un prodotto che io utilizzo sempre, quindi è inutile parlarvi sempre dello stesso prodotto. Poi parliamo per quanto riguarda il viso. Ho finito questa crema di Clinians, questa la tenevo sotto, è una crema idratante per quanto riguarda il giorno, era buona come crema, mi idratava tantissimo, specialmente quando mi struccavo, che il mio viso aveva bisogno di un'idratazione al 100%, perché io faccio uno struccaggio abbondante, avendo poi una pelle secca avevo bisogno veramente di idratare tantissimo la pelle. E questa devo dire che è ottima, mi è piaciuta tantissimo, al contrario della crema che avevo preso da Sien, che sinceramente non mi sono trovata bene, non mi piace, era presente sul mio viso, infatti non la sto utilizzando. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere finita, questa è la maschera all'argilla, quella verde, ovviamente finita, quella verde, mi è piaciuta tantissimo. Questa era la maschera purificante. Mi è piaciuta tantissimo, io ho preso quella nera finita, quella verde finita e adesso ho quella marroncina, che però io utilizzo esclusivamente in inverno. In estate non faccio maschere perché ho la pelle si secca, ma in certe parti è oleosa, quindi preferisco di no. Comunque mi sono trovata bene, ve la consiglio anche questa.
Poi un altro prodotto che vi faccio vedere, questo è un contorno occhi, che dovrei avere due, sì. Allora, questo che vi faccio vedere è un contorno occhi di Bottega Verde, ed è Idravita, questo qui è nella boccettina di vetro, erano 15 ml di prodotto ed era un prodotto proprio esclusivamente come contorno occhi, era molto idratante, mi sono trovata bene, ovviamente non l'ho ricomprato perché avevo quello di Sephora che ho utilizzato tantissimo e mi sono trovata anche con questo bene, devo dire. Io lo utilizzo mettendolo prima della crema perché ha un assorbimento, cioè preferisco, diciamo, che il contorno occhi venga separato dalla crema viso, perché se vedete bene noi abbiamo un contorno occhi abbastanza sensibile e che determinate creme viso sono pesanti per il nostro contorno occhi, quindi preferisco dei prodotti del genere. Questo mi sono trovata bene, però non vi so dire un granché, perché prima, tra virgolette, non è che adesso sono esperta, prima non ne capivo e sì, mi trovavo bene, ma non è che era una cosa esagerata. Invece con questo mi sono veramente trovata bene. Infatti io avevo comprato per la seconda volta la crema perché li utilizzavo in combo, sia la crema che il contorno occhi. Però adesso il contorno occhi è finito, ma la crema ancora no, perché è la seconda boccetta. Non lo ricompro perché ne ho tantissimi qui nella mia collection e quindi preferisco non ricomprarlo, però quando finirò e se li finirò sicuramente questo è un contorno occhi che acquisterò molto volentieri perché mi sono trovata bene. Poi questo è un fix per quanto riguarda il viso, questo è quello della Revolution ed è la vaniglia cocco. Allora, mi sono trovata bene, è un fix normale, non è che mi ha dato chissà che cosa, perché di solito a me il make up rimane tranquillamente. La profumazione era buona, mi rinfrescava, devo dire, sì, non mi lasciava i goccioloni, cosa che non mi piace in qualche fix che avevo in precedenza. Non lo ricomprerò perché ne ho tantissimi, in uso per adesso ho questo qui di Essence, quello al caffè, ma c'ho un cassetto pieno quindi non lo ricompro, però devo dire che è stato un ottimo alleato. Allora, parliamo di spugnette. Ho finito due spugnette viso, due spugnette occhi, non ho finito, si sono rovinate. Allora, una è questa, che era quella acquistata nella confezione dove ce ne sono 6, presa da Amazon, si è rovinata, ovviamente si è aperta, e quindi quando già sono così preferisco buttarle. Mi sono trovata bene, devo dire che mi piaceva perché la utilizzavo anche sotto gli occhi e mi sono trovata bene. Un'altra che cestino è questa qui di Real Technique, perché sinceramente credo che sia fallata proprio questa, perché prima di tutto non mi sono trovata bene e io di solito mi trovo bene con quelle di Real Techniques. Non mi ricordo, sì, infatti, questa è quella che ho utilizzato oggi ed è quella rosa e questa è quella gialla. Questa per me è stata difettosa perché questa non mi sta dando nessun tipo di problema. Non mi sta dando nessun tipo di problema. Questa invece mi rimane così piccola e mi rimane dura, dura veramente come le pietre e non mi piace assolutamente, quindi l'ho cestinata. E poi si è rotta proprio, non so se si vede, si è rotta subito. Cioè, non che l'ho utilizzata, non che si è rotta. Quindi ci sono rimasta male. Credo che sia soltanto questa quella fallata, perché io ho utilizzato spesso le spugnette di Real Techniques. Ovviamente ogni tot li cambio, ma perché veramente si rompono. Anche col fatto che quando li lavo ho le unghie e quindi devo stringere. Ma non mi sono piaciute assolutamente. Queste sono sempre della Real Techniques, Technique. Sono quelle piccoline, queste sono quelle piccoline che io utilizzo per mettere il correttore oppure per mettere quando metto il correttore sugli occhi come primer, diciamo, occhi. Mi sono trovata benissimo, sono rovinate ovviamente, quindi le cestino proprio per questo motivo, però mi sono trovata bene. Infatti io ce n'ho già una, vi faccio vedere queste due messe qua e ho l'altra qui, perché mi trovo bene, quindi già quando sono rovinate già ne acquisto altre e ce n'ho un'altra conservata. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, fatemi pescare dentro.
Ah, c'è un'altra, scusate, ce n'è un'altra spugnetta sempre nella confezione da 6. Ovviamente anche questa si è rovinata e la sto cestinando. Sono quelle nella confezione, erano queste, queste e l'altro modellino simile a questo, erano tutte e tre. Comunque mi trovo bene con queste spugnette. Una, se non mi sbaglio, l'ho data a mia sorella e quindi ne ho altre due in uso. Poi vedremo. Allora, parliamo di primer. Questo è il primer di Astra ed è un primer ottimo, ottimo per chi ha una pelle secca come la mia. Mi sono trovata bene. L'unica cosa, diciamo, negativa è che si è rotto subito il cappuccio della parte di sotto. Infatti, io l'ho travasata in un barattolino e l'ho utilizzata. Mi piace tantissimo perché mi rinfresca proprio la pelle quando lo metto. E mi sono trovata bene. Non lo ricompro soltanto perché ho altri prodotti da utilizzare. Però, mi è piaciuto tanto. Un altro prodotto che ho già il backup, ve lo faccio anche vedere perché è giusto, vedete? Questo è quello nuovo e questo è quello finito. Ho finito il Fresh and Fit di Essence e l'ho ricomprato proprio perché mi sono trovata benissimo. Questo lo poso perché sennò perdo tempo nel parlare. Allora, questo l'ho utilizzato. La mia colorazione è il 10 Fresh and Fit. È il 10, cioè, non so se si vede là sotto, non riesco a prenderlo. È la colorazione Fresh Ivory. Mi sono trovata bene con questo fondotinta, è molto idratante, adatto a una pelle matura e a una pelle secca. L'ho utilizzato anche per diverse cerimonie. Mi è durato tantissimo, mi sono trovata tantissimo bene. Mi sono trovata bene con questo fondotinta, automaticamente l'ho ricomprato. Questo l'ho ricomprato perché non si sa mai mi dovesse servire dopo tutta la marea di fondotinta che ho. Ma comunque. Poi, aspettate che vi faccio vedere. Allora. Allora, visto che abbiamo parlato di fondotinta, parliamo di ciprie. Ho finito tre ciprie. Allora, questa è la Elf Eye Definition Powder. Questa è una cipria, era bianca, ve la faccio vedere. Era bianca con il puff. E se riesco, sì. Ed era questa. E questa era una cipria che io utilizzavo. Infatti c'è scritto anche il nome, Definition, quindi come finitura per quanto riguarda il make-up. Io lo utilizzavo dopo aver messo il blush terra illuminante. Utilizzavo la cipria per settare, tra virgolette, per definire il mio volto. E la utilizzavo su tutto il viso. Mi piaceva tantissimo perché era sottile, non mi appesantiva il viso e soprattutto non mi faceva quell'effetto crack sul viso, perché certe volte se avete la pelle secca e in più mettete la cipria senza settare, vi lascia quell'effetto bruttissimo sulla pelle. Poi ho finito una cipria di Max Factor, questa l'avevo comprata forse al mercato, non mi ricordo. Mi sono trovata anche con questa bene. L'unica cosa che era traslucent, cioè è una cipria traslucent, ma era leggermente colorata. Infatti, io l'ho utilizzata di più in estate. Era sottilissima, veramente ottima, ottima, ottima. Posso identificarla come la cipria uguale a quella di Astra che sto utilizzando in questo periodo. Mi è piaciuta tantissimo. Infatti, questa era abbastanza. Era 15 grammi di prodotto, invece quella della Elf era, non c'è scritto, no, non c'è scritto. Comunque, ottima cipria, se la vedete, Max Factor, ottimo, ottimo, ottimo. La mia preferita che ho finito, questa era, se non mi sbaglio, la quarta. La cipria di Elf, che è la Booster. Io avevo nella colorazione Sheer, che era questa. Ragazzi, fantastica, questa è la quarta. Avevo comprato quando fu che Elf aveva il sito italiano, avevo acquistato le mini taglie di vari prodotti di questo, avevo preso tipo i blush, avevo preso tantissime cose. Mi sono trovata bene e quando stava per chiudere c'era uno stoccaggio di queste ciprie. Ovviamente ne ho prese quattro, mi sono trovata benissimo.
Cioè, credo che sia la cipria migliore in assoluto che io ho utilizzato. Però ovviamente essendo che finita, non la riacquisto soltanto perché ho un bel po' di ciprie, in particolare un cassetto pieno. E ci siamo detti tutto. Sempre per quanto riguarda Elf, vi faccio vedere, vabbè, questa era la confezione, di un'altra cosa, il blush che si chiamava Innocence di Elf. Ed era un color tipo malva, proprio quei colori che piacciono a me. L'ho finito perché si era rotto. Questo era venduto nella cialdina. Si era rotto, io l'ho frantumato per non saperlo compattare. L'ho lasciato in polvere libera. Bellissimo, l'ho utilizzato fino alla fine. Ed era un color malva che su di me sta divinamente. Mi sono anche sporcata. E vai, Stefania, tanto pulisci tu. Allora, questo è il blush che ho amato di più in assoluto, è della Just Cosmetics nella colorazione 060 Cinnamon. Questo blush, proprio finito fino all'ultimo, questo blush mi è stato mandato dall'azienda per una collaborazione e fortunatamente mi è capitato proprio un blush color malva, del colore proprio adatto alle mie guance, come se tipo io fossi un po' arrossata e avevo questo effetto nelle guance, bellissimo, era il malva proprio per l'eccellenza. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Un blush più bello di questo non l'ho più trovato. Anzi, c'è quello, assomiglia tanto a quello di Wycon, se non mi sbaglio, che poi trovate nelle cialdine. Adesso qui non ce l'ho a portata di mano, se no ve lo facevo vedere. Comunque, quello di Wycon ci assomiglia un pochettino. Poi andiamo sempre per quanto riguarda prodotti viso. Ho finito il primer di Catrice. Questo è molto vecchio, molto molto vecchio. L'ho utilizzato, mi sono trovata bene con questo primer, però ovviamente ne ho altri. Questo era abbastanza vecchio, quindi non vedevo l'ora sinceramente di finirlo, proprio perché ha un bel po' che ce l'avevo nella mia makeup collection, quindi è stato un colpo di fortuna finirlo. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è il eyeliner di Wycon. Non ve lo faccio vedere perché si è staccato direttamente. Io l'ho acquistato, lo volevo utilizzare e io lo utilizzo anche nella rima interna dell'occhio. Lo stavo prelevando col pennello e non si prelevava, era duro come le pietre. Io ho detto: ma come mai? Ho fatto così e si è letteralmente staccato. Cioè, io avevo una mattonella di eyeliner, quindi l'ho tolto direttamente e questo lo cestino perché è stato orribile. Un'altra cosa che cestino è questo eyeliner di Essence, vecchissimo, non fa niente, e lo cestino perché ovviamente sarà scaduto dal 1300 e si è tutto increpato, quindi non fa più. Cioè, ho cercato di prelevarlo, gli ho messo l'olio di jojoba all'interno, niente, niente, nada de nada, non funziona, quindi ciao. Poi andiamo ai mascara. Ho finito il mascara questo qui di Kiko, questo qui sottilissimo. Io lo utilizzavo per fare le ciglia di sotto. Mi sono trovata bene, lo utilizzavo solo ed esclusivamente per questo motivo. Ora ovviamente è tutto secco, non può essere utilizzato, però mi serviva solo ed esclusivamente per mettere il mascara nella parte di sotto. Mi sono trovata bene, ma niente di che. Allora, vi faccio vedere prodotti per le labbra. Allora, ho finito la matita, questa qui, la 206 di Kiko, proprio un mozzicone direttamente, quindi essendo che non c'è più la mina, quindi per me è cestinata. E poi ho finito questo Hyper Sheen Gloss, un gloss di Elf, che è quello con il pennellino, vedete? Questo qua mi sono trovata benissimo, l'ho utilizzato fino alla fine, mi dava quell'effetto anche lucido, mettevo una matita, questo effetto lucido e mi piaceva tanto. Poi tenetevi forte perché ho finito un bel po' di balsami labbra. Ho finito il balsamo labbra di H&M, questo era bellissimo, un profumo spettacolare, mi piaceva tantissimo. L'unica cosa è che lo dovevate prelevare con il ditino, io lo prelevavo con il pennello, ma mi sono trovata bene. Mi è piaciuto tanto, veramente tanto.
Un altro balsamo labbra è questo qui della EOS. Ovviamente l'ho preso, l'ho prelevato, eccetera, eccetera, però adesso lo lascio andare. Mi sono trovata bene, sinceramente. Ne ho altri da utilizzare, quindi pace amen. Poi un altro che ho utilizzato è stato questo qui dei Provenzali. Questo, aspettate che lo faccio vedere, questo qui dei Provenzali ed è al karité. Mi sono trovata anche di questo bene, ovviamente l'ho scavato perché se io riesco lo prendo anche col cotton fioche e lo utilizzo specialmente qui nella postazione, però quando poi è finito finito lo cestino direttamente. Mi sono trovata bene, è un ottimo burro di cacao, però ce ne sono altri. Poi ho utilizzato il labello. Io con i balsami labbra ci vado proprio a nozze perché mi trovo benissimo con i balsami labbra. Qui non ce n'è niente più, questa è la parte proprio conca così normale, è tutta plastica quella che vedete attorno. Mi sono trovata bene, ho un balsamo labbra normalissimo, mi idrata diciamo le labbra, però niente di che. Poi ho finito questo qui di Kiko, il lip balm, ne ho un altro. Questo l'ho scavato, veramente scavato, perché mi piace tantissimo la profumazione mi piace tantissimo la profumazione perché ha un odore proprio di tipo di fragola, però non una fragola chimica, una fragola proprio bella, dolce. Mi piaceva proprio tenerlo sulle labbra, mi è piaciuto. Un altro che mi è piaciuto è questo qui di Essence ed è il Lip Ritual. Questo, ottimo, anche questo ha odore di fragola. E, niente, di questo mi sono trovata bene. L'ho trovato o l'ho comprato, non mi ricordo, perché alcuni li ho trovati tramite il calendario dell'avvento. Mamma che capelli di merda. Comunque mi sono trovata bene, ottimo, ottimo, veramente balsamo labbra. E poi i vincitori in assoluto, perché questi sono tre, ne ho altri due nel comodino sotto, sono questi qui della Connettivina. Io con questi mi sono trovata non bene di più, come balsami labbra sono i migliori in assoluto, infatti ne vedrete tre finiti proprio in poco tempo. Credo che il prodotto ce ne sono, applicatore stick da 3 grammi, prodotto ce n'è poco, costa sulle 7 euro e vedete bene che è tutto finito. Con questo mi sono trovata no bene di più, è il balsamo labbra migliore in assoluto, veramente migliore in assoluto. Se avete problemi di secchezza, questo è proprio scavato, se avete problemi di secchezza, avete problemi di herpes o qualsiasi altra cosa, io ad esempio ho fatto il trattamento alle labbra, ho fatto il tatuaggio alle labbra, questo è stato l'unico balsamo che mi ha idratato tantissimo le labbra e non me le ha fatte screpolare, tagliuzzare. È un ottimo, ottimo balsamo labbra, infatti quello che comprate in farmacia, se non mi sbaglio, costa 7 euro, cioè 7 euro. E infatti questo l'ho utilizzato proprio nel periodo dei trattamenti alle labbra, infatti di solito utilizzo questo, quello di Essence, quello di Labello, eccetera, eccetera. Questo lo utilizzo proprio in caso eccezionale. L'altra volta c'era sul giornale e casualità Stefania non l'ha trovato. Volevo prendere perché il giornale costava 1,50 euro, una cosa del genere. 7 euro. Questo è tutto per quanto riguarda i finiti, per quanto riguarda makeup, skincare. E sto per finire altri prodotti e anche una crema viso che ce l'ho giù nel bagno. Però quello vi farò un altro video a parte perché già questo è lunghissimo. Pensa l'altro. Infatti, noi ci vediamo nei video futuri. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto, ditemi cosa ne pensate dei miei prodotti finiti, se anche voi avete tutte queste cifre finite, avete altri prodotti, ditemi qualche cosa, che mi piace che noi ci scambiamo questi consigli, queste cose, mi piace tantissimo. E niente ragazzi, che dirvi di più, per quanto riguarda questo video è tutto, se vi è piaciuto spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!